Sono appena trascorsi 50 minuti di gioco tra un big match che sigla un risultato molto diverso rispetto a quello che ci aspettavamo. Il team Etna Color quest'oggi incontra la GM Supermercati, qui insieme a noi Nino Caruso, che è stato premiato dal direttore di gara come uomo match talent. Buonasera. Ciao, ciao a tutti. Sì, è così. Una partita importantissima. Voi avete 10 punti in classifica, loro erano solamente 2 punti in classifica. Un primo tempo che avete fatto sbalordire tutte le persone che erano qui presenti al campo per vedere uno spettacolo vero e proprio. 14 giocatori che hanno offerto un calcio ad altissimo livello. Sì, gran bella partita. Loro hanno dei campioni. Dei campioni. È stato difficile, è stata una bella partita. Si è visto un po' il pallone che girava. Quindi questo vuol dire che si è giocato a calcio. Sulla carta eravate molto sfavoriti, perché il team GM Supermercati aveva il Alessandro Barbagallo, il bomber in attacco, un certo Francesco Divenuto, un Ganci al centrocampo, una squadra ben completa. Voi, un amatoriale, diciamo senza nomi, avete messo molto in difficoltà e soprattutto nei minuti finali del secondo tempo avete agguantato la partita portando i 3 punti a casa. Sì, nulla togliendo i ragazzi Alessandro, che tra l'altro abbiamo anche giocato insieme, Alessandro Ciccio, però in campo a volte, sai, i nomi non bastano, quindi oggi noi abbiamo uscito gli attributi, quindi, però è andata bene, abbiamo giocato bene, abbiamo messo anima e grinta, e questa fino alla fine, perché poi alla fine è arrivato il gol del vantaggio, però meglio così, dai, una bella partita. Un Etna Color che arriva a 13 punti in classifica sorpassa la sua rivale. Obiettivo Etna Color. Chi è la nostra rivale? In questo momento ce ne saranno tante, però. Vabbè, diciamo che noi siamo come la Juventus. Noi, il team Etna Color, nell'edizione del Match Talent ha sempre dato qualcosa di in più. Quest'anno ci stiamo divertendo in assenza di elementi importantissimi. E quindi vediamo dove arriviamo. Oggi è arrivata una bella vittoria, 13 punti, andiamo avanti, senza nessun obiettivo, poi dove arriviamo va bene così, ci stiamo divertendo. Ringraziamo al uomo Match Talent, Nino Caruso, che quest'oggi è stato intervistato per rappresentare tutto ciò che abbiamo visto quest'oggi. 3 punti in saccoccia per una classifica molto importante, la sua vetta che cerca di salire pian pianino, il team Etna Color. Buonasera a tutti. Ciao.